In compagnia del presidente del Fiat Italia Club 500, benvenuti quindi a Torino da Garlanda. Cosa avete portato per, insomma, festeggiare il motorismo storico qui a Torino? Grazie per il benvenuto. E per questa occasione abbiamo portato tre macchine, una più prestigiosa dell'altra. Abbiamo una 500 Sport rarissima, una Gamin altrettanto macchina particolare e molto molto rara anche lei, e una un po' più normale, una come si direbbe oggi, una station wagon. La Io l'andavo a 500 è giardiniere. un'icona intramontabile, però vederla declinata veramente in queste diverse livree fa un certo effetto. Ad esempio questa di cui ci parlava prima, qual è la sua storia? La storia della Gamin è una serie speciale che l'ha fatta la carrozzeria Vignale ed ha avuto un grandissimo successo all'epoca ed era la macchina preferita dalle signore di Parigi e deve il suo successo a quello. Dopodiché adesso come auto storica ce ne sono poche e tutte molto ben conservate e hanno un fascino incredibile. Colori poi tipici Abarth, vediamo in quella, non è Abarth, però questi colori, sì. No, quella è la 500 Sport che ha anticipato le Abarth. Dopo, con l'arrivo dell'Abarth, la Fiat ha smesso di fare le auto, diciamo, sportiveggianti. E questo modello è stato fatto solo per 2 anni e per quello che l'ha resa anche particolarmente. Ci sono pochissimi esemplari. Ecco, cosa la rende così esente dai capricci delle mode, così un'icona riconosciuta in tutto il mondo? Qual è il segreto del suo successo e del suo fascino? Ma io non credo che ci sia un segreto, è una chimica particolarmente strana e incredibile. Delle macchine vengono costruite pensando che possano avere un successo incredibile e altre invece no. La 500, io penso, grazie alla sua forma, piace a tutti, piace dai bambini fino agli anziani che l'hanno avuta. È un fascino, secondo me, forse sconosciuto anche alla stessa Fiat. Certo, e dopo i grandi festeggiamenti, no, dell'anno scorso, cosa avete in programma per il calendario del 2019? Per il 2019 continueremo con la nostra consueta programmazione, che vuol dire, come Fiat 500 Club Italia, 250 manifestazioni in tutta Italia, partecipazione alle fiere, e per quest'anno celebreremo i 30 anni della nostra rivista, che si chiama ovviamente Quattro Piccole Ruote.